siamo ancora qui. Sempre Pirlasv, sempre noi, raga. Siamo a un'altra super devastante challenge. La 10 minuti challenge, signori. Attenzione, perché è disfatto. Non ce la fa più. Normalmente ti direi di essere qui per il primo posto. C'è anche da dire umilmente che avendo fatto tante sfide non sono al 100%. Ho la gamba un po' dolorante, ma farò comunque il meglio di me in questo momento. Attenta, che occupa molto fiato questa sfida. Lo so, signori. E io ho un problema col fiato. Questo poi assolutamente bravo, bravo, però alla fine ce la dobbiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Io sono. Io tipo ci ho stopato paralizzato. Non capisco perché il collo. Siamo qui per questo. Le frustate, però siamo qui per questo, signori. Siamo nel canale di Ragnar, proprio per questo. Fino all'estremo. Mamma mia. Fino all'estremo. Not human. Detto questo, ricordatevi le regole: 10 minuti no tagli. Ogni pallone in aria devi raccogliertelo tu. Non viene tagliato niente. Detto questo, c'è anche la tribuna stampa. Signori, i commentatori Stefano Nava e anche Federico Marconi. Eccoci qua, bentornati dalla tribuna stampa per una nuova challenge 10 minuti da Jay Pardo e Federico Marconi. Signori, c'è poco da dire, quanto farà Pierino? Secondo me una ventina. Beh dai, ti ho dato un po'. 20 gol, ma perché è un po' stanco, se no ne avrebbe fatti di più. Fiducioso. È una bella sfida, è una battaglia tra morti praticamente. Signori, vediamo chi risorgerà e chi rimarrà nell'abisso. Va bene. Detto questo, condoglianze. Fermi! Prima di andare avanti, signori, ho comprato una squadra di calcio. Sì, signori, signori. Vamos! Adesso voi potete venire nella mia squadra. E com'è possibile tutto questo? Con i ragazzi di Football Team. Come potete vedere, ho una squadra vuota e come farò a riempirla? Ovviamente con voi. Puoi unirti al mio team e competere con molti ragazzi europei. Oppure puoi persino riunire i tuoi amici e creare il tuo team. Ma contro il mio team, signori e signori, sei spacciato. È completamente gratuito, non è necessario scaricare nulla. Quindi puoi giocarci tramite smartphone, tablet, computer e chi ne ha più ne metta. Guardate qui, ragazzi, questa è la mia squadra, Ragnarok FC. E questo è il mio logo, Football Team. Vi invito tutti, ma solo i migliori ne faranno parte. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per far parte della Ragnarok FC. Dal link riceverai 200 punti energia gratuiti. Quindi non perdete tempo, unitevi a me ora. Sono pronto da Federico Marconi e Jay Parda. No, 3, Jay Pardo. 2, 1, via. Avviato il timer con un primo gol. Mamma come sta subito, ragazzi. Mamma mia, sfiora l'incrocio dei pali. Oh, attenzione. Calma, 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 calma. La prima lotteria. Bravo. 2 gol. Calma. Sparo pure i bomboni. Non mancano mai. Signori, sparano i bomboni. I bomboni, i bomboni soprattutto. Oh! 3 gol. Parata di futsal, attenzione perché non è partito male. Gnabry non può passargli neanche una palla perché purtroppo sono tutte in aria. Gol. Comunque è partito nonostante sia. Sparano i bomboni. Nonostante sia stanco, è partito con il botto, infatti. Più che altro con i bomboni è partito, con i bomboni. È scatenato. È scatenatissimo, ma sai cosa? Anche lui, come Gnabry, non ha tanti palloni vicini. Vai, e quindi è costretto a dover raccogliere i palloni da solo. Purtroppo è molto sfortunato Pierino di Pirlasv. È vero, sono d'accordo perché vedo un po' di difficoltà perché i palloni sono tutti all'interno dell'aria. E attenzione, e il suo compagno non può passarglieli perché ricordiamo la regola, può passargli solo da fuori dall'aria. Sì, siamo a 8 minuti e 48. Puoi stare più tranquillo anche. Pierre, io ti direi di prendere qualche pallone perché sei a 8 minuti e 40, c'è tutto il tempo e così ne impieghi molto di più con un solo pallone. Soprattutto non puoi utilizzare, intanto siamo durante un bombardamento, esatto. Non puoi utilizzare la tecnica di Gnabry di tirare quando il portiere è a terra. E Gnabry ha fatto tanti gol in questo modo. Ma tu devi solo pensare che fra 8 minuti è finito tutto. Bravo Pier, non mollare, lo so che sei stanco. 8 minuti, stai tranquillo, puoi anche gestire. Sparano i bomboni, sparano. Ma perché stanno iniziando a sparare i petardi? Non lo so. Ma perché hanno visto la mia capigliatura da frate. Attenzione. Attenzione. 8 minuti precisi. State contando i gol? No. Ha preso tutti i 7 dicono. Palloni. Tutti i palloni, 7 gol. C'è ancora 8 minuti. Forse, quindi potete. Sparano i bomboni. Peccato. Si continua. Attenzione. È un po' sfortunato Pier, se la prende con se stesso. Ormai gli è data la viva al parroco. La punta! Fuori! Bravo! Bravo. Hai visto? Pura. Se riesci a portarti tanti strategia. Palloni, puoi fare. Usa la strategia. Questa la strategia. Strategia. Che se usi la strategia puoi andare molto bene. Jay Pardo, cosa ne pensi del. Dei bomboni? No, cosa ne pensi? Sì, Mancino! Del tiro di Pierino. Come lo reputi? Allora, Pierino. Nel Parma, nel Foggia, nell'Empoli. Nella Romania. Pierino ha un tiro.
La versione gol nuovamente. Dai! Cazzo! Dai! Non siamo ancora in vita! Dai! Pier, non mollare, Pier, Pier! Come faccio ancora a saltare? Cosa hai detto? Se... Sono capace ancora! No, no, aspetta, aspetta, Pier Pardo, sta perdendo un po'... No, Pier, non... Allora, Pier, ti vedo Pardo un po' giù, Pier! No, stai calmo, no, io lo vedo proprio... Ormai è iniziato, finiamola! Lo so, lo so, però proprio per... Bravo! Palo gol! Palo gol! Mentre giochiamo spieghiamo che è il primo in 8 giorni che riesce a prendere il palo gol. Oh, ci sta prendendo addosso al fratello. 6 minuti e 30. Digli a tuo fratello che si deve muovere, Pier. No, gliele prende al volo, gliele tira. Attenzione, vediamo se tirerà al volo come diceva all'inizio. 6 minuti, dai. Di punta! È il puntero. Bello. 6 minuti e 20. Non è da tutti, non è per tutti la telecronaca di ZW Jackson, quella della Play to Give ufficiale. Bello! Lo sfondo. Bello, attenzione perché può andare ancora. Altro gol! Pier sta recuperando. Sta recuperando Pierino col numero 10 del Bologna. Dai, dai, lui sveglia. E Barro, gli attaccanti titolari di questa squadra emiliana che sta comunque, è famosa. Sta comunque dicendo la sua nei campionati maggiori italiani. Sì, tipo la Lega Pro. Comunque c'è un pallone troppo dai, lontano, Pier lo indica, ma Gnabry non ci può fare nulla. Quanto è il tempo? 5:37. Hai superato la metà. Non è vero. No, non è vero perché non è vero, ma va bene. Perché si calcola al contrario, ma va bene lo stesso. Ragnar, quando imparerà la matematica faremo la 2 più 2 challenge. Almeno la matematica, almeno a contare, non ti dico tanto. Comunque Pier nel frattempo ha recuperato tutti i palloni. Guardate di quanto non può. Guardate quanto non può. Attenzione. Ce ne sono due. Ne è spawnato uno dal nulla. Oh, velocissimo Gnabry in questa occasione a recuperare. Bello! Si esaltano un po' troppo, sembriamo gli Adani della Rai. Oh, di sinistro. Sai che io non ho mai fatto un tiro di sinistro in una challenge. 4 vai, minuti e 55. Quindi. Ora siamo nella seconda parte. Ora raga dice sei a metà della metà. Se la alza, vai, vediamo a, se utilizza B, C, D, ah, R. peccato. Gnabry passa il pallone, Pierre è molto stanco. Ah sì? No? No. Non è stanco? Gli ultimi 4 minuti della tua vita, poi avrai 2 settimane di ferie. È vero, pensala così. Quel che pensi tu. Ragnar intanto si toglie i guanti. Ma e Pierre allora ne potrebbe approfittare, ma gli dà una chance. Ed ecco le mani. Schiaffa il pallone. Le mani con cui prepara la tortata di ciliegie. Attenzione, Zaitsev. La tortata, la crostata, scusate sono dislessico. Zaitsev. Attenzione. Guarda come studia, sembra un rospo Ragnar. Guardalo, sembra un rospo i rospi del Tevere. 4 minuti pesce Ragnar. 0-2 sul cronometro. La rana va Ragnar al tiro. Attenzione, è svenuto. Poi si rialza. No, peccato. Non va. Pier, continua perché sei nei 3 minuti e 50. Ti mancano solo 3 minuti. Dietro intanto si può vedere, si può intravedere la casa di Ragnar. Quella al suo balcone. Sì. La cuccia. Ancora! No, raga, mi fa troppo ridere. Pier, da posizione inaudita. Attenzione, Pier, non mollare. Non 3 minuti e 29. 3 minuti, abbondanti. È arrivato bravo! È arrivato molto stanco come Sespo. Comunque, hanno ragazzi, dato tutto. È stanchissimo, però devo dirvi una roba. Se fosse stato al 100% questa challenge l'avrebbe distrutta. È vero, lo posso ammettere pure io perché, caro Pierpardo, lo abbiamo visto a inizio settimana in altre occasioni ed era veramente un ottimo innesto per il Barro FC. È buggato, è buggato. 2 minuti e 55. Prova ancora la mossa. Ricordate però che c'è sempre qualcosa da dare. Se non molli di testa, puoi farcela. Puoi farcela. Ecco il gol, ma attenzione perché altro gol e arriva Jay Furetto che passa reagisci, i palloni. Reagisci Pier, reagisci. Jay Furetto vuole dare tutte le occasioni a Pierino. Non puoi interferire. È successa una cosa che forse dovrebbe essere illegale. Pier però non lo sa e vola lo stesso. Ne approfitta allora per colpire. C'era un alce intanto in strada. L'abbiamo
L'abbiamo schivata. È sceso dalla telecronaca con la Dani, con l'Argentina è sceso. Attenzione, 2 minuti e 08. Pier non ce la fa più. Sta dicendo: porca miseria, poi c'ho anche 4 ore di macchina autostrada con gli abri. Figuriamoci. Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Ma tanto 1,56. Avranno la presa per il Mac, quello fisso, e riediteranno nel cruscotto. Attenzione, 1,50. Il tiro, la punta. Para ancora. Tutto il vetro col Mac. Dai, dai, dai. 1,42. Sto morendo, scusate signori. Gol! No! No! Non svenire! Non molla! Prendi fast and up! Non molla! Peccato! Bravo Pier! Non ci credo, sfiora due volte il palo. Aspetta, cambio, dun dun. Sai che nel cambio c'è la pubblicità. Ragazzi, quando vi sentite stanchi prendete... Bello! Bello, bello, bello! Palla che torna ancora! Bravo, Ragnar. Di destro, Ragno! Ma Ragnar è un Ragnar. Po'... Ma Ragnar fa meglio in queste sfide. C'ha 30 palloni via sinistra. Sì, fa meglio in queste sfide che nella 100 tiri challenge. È vero. Cioè, più lo bombardi e più a lui piace. 50 secondi. Spank. Non va. Pier, veramente adesso prova a recuperare il più possibile, perché comunque a te sembra che hai fatto poco. Ma secondo me, vediamo la regia. 21? 21. 21 gol? Ha già battuto me. Quanto? Quanto tempo? È finita. 30 Hai 38, 37 secondi. Vai, 21 vai, gol sono tantissimi, raga. Io pensavo ne avesse fatti tipo 12. Invece ZV che pensavo ne avesse fatti 40.000, ne aveva fatti uno. Pier, adesso giocatela bene, perché... Bravo! Bravo! Sì! 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 15 secondi. 15. Siamo... Cioè... l'avevamo preso un po' goliardicamente, 10 io e Jay Pardo, questa sfida, è vero. Ma invece ragazzi, il risultato l'ha portato, prime, lo ha portato a casa, 4 3 2 2 6 chiude così, chiude così ragazzi, è giusto che si fermi col palo gol. Signori, è proprio la challenge di raga. Questa challenge è not human, non da umani. Ho provato a mettercela tutta, spero di aver fatto bene. No. Non so se ho fatto tanto, poco. Dalla regia ci arriva che forse ha pareggiato ZV Jackson. Forse in vantaggio, esatto. Speriamo però... in bene con l'editing. Detto questo. Bravo, grazie. Io non pensavo. Ce l'ho messa tutta, è stata... Ragazzi, questa challenge più di tutti mi ha messa a dura prova contro me stesso. Se non riuscire a parlarti, a punzecchiarti, ma era impossibile. Non c'è tempo, esatto. Voglio fare una domanda. Quando abbiamo chiesto appunto al contatore dei gol e lui ha detto 21, tu ti sei reso conto di essere a 21? Quella cosa lì ti ha motivato? Sì, mi ha motivato molto. Dico la verità, io pensavo di essere molto meno, che spesso io tiravo, mi giravo senza neanche guardare. Esatto, capito, la raffica ti quindi, fa perdere il conto dei gol. Quando ho capito di essere sopra i 20 mi ha dato un'energia diversa, ho detto ma allora sto andando bene. Sì. Quindi il pensiero di stare andando, diciamo, bene mi ha motivato. Esatto, io ho visto infatti questo cambio. Allenante questi giorni con voi comunque. Sì. Allenante e alienante. E alienante, esatto. Soprattutto. Alienante. Signore, proprio allenamento not human. Sì. Ci sta, bravi, complimenti. Bravi, complimenti al team. Bravi, signori, bravi. Detto questo, un saluto a tutti questi giovanotti. Andate a seguire. Ciao ragazzi. Grazie, devo chiudere con l'urlo. E per forza.